L'ascolto di questa puntata è offerto da Carnitin, l'energia che fa per te. Gli stancano visti. Lavorare stanca. Quando fu costruito questo palazzo, ormai mezzo secolo fa, il vocabolario della lingua italiana doveva essere sicuramente più smilzo di quello di oggi. Tantissimi termini non esistevano. Non esisteva la parola SMS, ad esempio, né conference call. Non esistevano parole come laptop, selfie, social media, podcast. E non esisteva, di sicuro, neanche la parola riscaldamento globale. Ne sono certa. Perché se quando siamo stati tirati su fosse già esistito questo caldo spaventoso che mi infiamma la schiena, me lo ricorderei. 39 gradi non si sopportano. Dalle 15 alle 19 sento come se centinaia di gnometti dispettosi mi piantassero degli spilli roventi nell'intonaco. Ah, sempre melodrammatici voi muri esterni. Noi muri esterni esposti a ovest. Nervoso! Ma cosa vuoi capirne tu, che sei solo un semplice tramezzo? Riscaldato fronte retro dai termosifoni d'inverno, rinfrescato dal climatizzatore d'estate. Bella vita. Al massimo puoi avere qualche problema di muffa per una perdita dal gabinetto di quelli di sopra. Ah, di certo io non mi lamento per un po' d'acqua che mi bagna dal piano di sopra. Sì, che eroe. Però ti svelo un segreto. Se la perdita viene dal gabinetto, non è detto che sia acqua. Gnie. Qualcuno doveva pur dirtelo. Comunque, in agenzia è entrato un nuovo progetto. Ho sentito Giorgia parlare al telefono. Tra quanti secondi la vedremo entrare con aria trionfante e annunciare ai ragazzi che oggi è un great day per la nostra agenzia, un nuovo client entra ad allargare il nostro core business. 3, 2, 1. Ragazzi, oggi è un great day per la nostra agenzia, un nuovo client entra ad arricchire il nostro core business. Boss, a volte mi chiedo quanto potrebbe essere triste la tua vita se fossi costretta a parlare in italiano. Mare, il tuo sarcasmo è totally out. Avrete circa, vediamo, ben 24 ore di tempo per entrare sul pezzo, farvi venire un'idea più croccante delle patatine e dare lo start a questa campagna che sono certa vi entusiasmerà. Sono felice di presentarvi il prodotto che da oggi e per i prossimi giorni sarà il punto cardine dei vostri pensieri creativi, nonché la vostra ragione esistenziale. Il giracravatte a batterie! Ta-da! Ecco a voi il Twirly Tie! Figo! Ne ho sempre desiderato uno! Quando la mattina non sai che cravatta pigliare, lo azioni e lui inizia a girare. Cravatta blu con i pois bianchi? Nah. Marrone con le righe celesti? Nah. Azzurra con i rombi neri? Nah. Beige con il... Matteo, abbiamo capito, grazie. Sinceramente lo trovo utile come un ombrello idrosolubile in tempo di monsoni. E per forza, per te il massimo dell'eleganza è una t-shirt con scritto «Senza t-shirt sono ancora meglio». Carina questa! Vero? Sonia, non ti ci mettere anche tu per piacere. Dobbiamo trovare il modo di rendere desiderabile e accattivante un oggetto opinabile e con un uomo ancora più opinabile come il giracravatte a batteria. Sarà una bella impresa. Hai ragione, non dobbiamo pensare ad altro. Tutti concentrati sul Twirly Pie. E come dice Giorgia, il giracravatte deve essere il punto cardigan dei nostri pensieri. Cardine, Sonia, il punto cardine. E comunque, la mia t-shirt è elegantissima. Va bene, Bertoldi. Allora ti aspettiamo. E così ti presenta il resto dello staff. Sì, la lettera dell'università è arrivata. E certo, poi ci accordiamo sui ticket restaurant. Ci vediamo tra un'ora. Metro Cadurna, 200 metri sulla destra. A più tardi. Ragazzi, tra un'ora arriva lo stagista. Siete contenti? Sì! Finalmente qualcuno che aggiusta gli stagi? Evviva! Sarà come un fratellino a cui insegnare tutto, come fare le fotocopie, come preparare il caffè, come... Come dare la zampa, dove fare i bisogni. Matteo, non è un cucciolo di Labrador. È uno stagista ventenne che, probabilmente, ne sa più di noi di social e tecnologia. Ai suoi occhi siamo di certo solo un gruppo di boomer con muffa e ragnatele che camminano lungo il viale del tramonto. Ragazzi, non siamo mica qui a pettinare le bambole. Tocca fare un lavoro focused sul target del Twirly Tie. Credo sia 35-65 years old. Matteo, mi fai tu questa ricerca. Mare e Sonia, secondo me potreste puntare su una campagna che strizza l'occhio agli anni 80, vintage, nostalgia, vecchie glorie, quella roba lì.
Fabio, tu senti il cliente, fatti mandare il recap dei concetti da comunicare. Abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo trottare. Ma è andata via la luce? Sì, il mio monitor si è spento e non avevo salvato il progetto. Maledetta tecnologia! Ma perché abbiamo deciso di mollare carta e penna, eh? Perché? A proposito di boomer... Ehi, calma! Prendiamo questo contrattempo come un gioco! Quando ho fatto il campo di addestramento nei corpi di pace, ci hanno lasciato una settimana in un bosco senza nessun tipo di aiuto tecnologico né elettrico. Adesso ognuno di noi troverà il modo di sopravvivere senza elettricità e tecnologia. Niente computer, niente stampanti, niente luce... Niente condizionatori! Ragazzi, fuori ci sono 39 gradi all'ombra. Tra poco qui dentro ci sarà la temperatura del magma per fondere l'anello. Saremo croccanti fuori e fondenti come galapegno. Dai, Mara, non fare così. Vedrai che tra poco torna la corrente e staremo tutti di nuovo al frescolino. Bisogna avere fiducia e sorridere. Sempre. Ha chiamato Bertoldi, lo stagista. La metro è ferma per il blackout. Sta tornando a casa a piedi. No, no, lo sapevo, no! Mondo infame, perché ce l'hai con me? Perché? Perché ce l'hai con me? Allora, signor muro tramezzo che non si lamenta mai, com'è che non parli più? Il caldo si fa sentire? Non hai più il refrigerio del condizionatore? Poverino! Signore dei palazzi, ti prego! Ti prego! Tirando la mia anima di calcestruzzo ti chiedo di mandarmi subito nel paradiso dei muri. Non ce la faccio più. E la meno drammatica sarei io. Non potete immaginare che soddisfazione mi stia prendendo a vedere chiunque piegato da un semplice blackout. Finalmente tutti sanno come mi sento io tra le 15 e le 19 in queste settimane. Tutti. Guardali lì. Il caldo li ha piegati. Anzi, direi che li ha proprio sdraiati. Fabio, cosa fai sul pavimento a quattro di bastoni? È l'unico posto fresco dell'ufficio, Mara. Puoi accomodarti? Basta che non ti avvicini troppo, mi fai caldo. Non mi avvicinerò. Mi fai senso? Ma figurati se mi avvicino. E posso accomodarmi anch'io a terra con voi? Distanti, ma uniti. Ma figurati, Giorgia. Mi pavimento e stu pavimento. Letteralmente. È tuo. Proprio di proprietà. A quest'ora potevo essere col mio piccolo stagista al parco a giocare con la palla. Invece... Qualcuno compri un cucciolo a quest'uomo. Vi prego, inizia a inquietarmi. Ragazzi! Ma dove sono finiti tutti? Siamo qui, Sonia. Qui, nella mia testa. Accidenti, sono tornate le voci. Ma no, Sonia. Siamo qui a terra, dietro la scrivania. Ah, eccovi. Ma che fate lì? Contiamo le ragnatele sul soffitto. Vince chi arriva prima a 100. E dopo gioco con voi, allora. Però prima volevo farvi una sorpresa. Vi ho mai detto di quando lavoravo come tecnico ai nastri bagagli in aeroporto? Beh, col cacciavite ero un drago. Allora, ho preso il nostro giracravatti a batteria, ho potenziato la velocità della ghiera interna, implementato il motorino e... sorpresa! Chi l'avrebbe detto che le cravatte sono meglio delle pale di un ventilatore? Fottuto genio! Penso di amarti! Non vedevo una cosa simile dai tempi di MacGyver. Grande Sonia! Inizio ad apprezzare le cravatte. Chi l'avrebbe mai detto? Tu sei la salvatrice, Sonia! Se non ci fossi, bisognerebbe inventarti. Lo so, sono fondamentali, in effetti. Sono il punto cardigan del gruppo. Cardine, Sonia. Cardine. Ragazzi, allora, il recap degli elementi chiavi della campagna lo abbiamo. I KPI pure, l'idea creativa è praticamente pronta, il target è confermato. Possiamo consigliare? Che dici? Ah, voglia. Dai, si è fatta una certa e vorrei evitare di saltare la palestra anche oggi. E chiamo una call con Giorgia? Sonia, sono le 20. Che call vuoi chiamare a quest'ora? Ah, scusate, ho lo smartwatch rotto. Secondo me è ancora il fuso orario del Vietnam. Ma io non sono mai stata in Vietnam. Era per dire, Sonia. E fermi tutti. Mi sta chiamando la boss. Metto in viva. Ragazzi, come va? Ancora sul pezzo? Siete un team fantastico, come farai senza di voi? Ragazzi, è ufficiale. Ci sta per tirare una big opportunity. Preparatevi. Mara, ti sento! Comunque, odio ammetterlo, ma stavolta hai ragione. Mi ha appena chiamato il direttore marketing di Cerlitai e, come dire, hanno tagliato il budget. Che? Purtroppo è così, però la bella notizia è che non è tagliato del tutto, sono spostato al Q4, in pratica la campagna si fa solo che a dicembre, quindi tenete in caldo le idee. Se sento parlare ancora di caldo mi sciolgo, sappiate. Ah, e c'è un'altra bella novità, lo stagista arriva domani, pronti ad accoglierlo?
questo mi fa davvero piacere. Allora domani gli porto una brioche di benvenuto e gli prendo un giornalino in edicola. Il guinzaglio l'hai comprato? E la ciotola per l'acqua? Sei senza cuore. Sei senza speranza. E voi siete in viva voce. Vorresti anche tu un giro cravatta che diventa un ventilatore per sopravvivere al caldo? Nelle situazioni di caldo e affaticamento c'è bisogno di validi alleati. Carnitine Fast è un integratore alimentare con carnitina e grazie al suo mix di vitamine e minerali favorisce la normale funzione muscolare e l'equilibrio idrosalino. Carnitine, l'energia che fa per te. Integratori alimentari, leggere attentamente le avvertenze.